Tu sei un simbolo per Firenze, dopo il sindaco io dico sempre poi c'è Giancarlo Antonioni. O forse a volte per i tifosi, magari c'è prima Giancarlo Antonioni e poi il sindaco. Vi ricordo Giancarlo, classe 1954, sei ancora un ragazzo, sei un ragazzo di altri tempi. Gli anni passano. Club manager della Fiorentina, campione del mondo con la nazionale 1982, eccola qua, questo è il tuo muro, c'è la tua maglia, adesso sì. Arriva fino a fine e ti dà le chiavi di questa stanza, te poi questa è casa tua ovviamente. Record di presenze tra i giocatori viola con 341 gare in Serie A, 73 gare in azzurro. Sei il giocatore della Fiorentina con più presenze in nazionale, con 7 reti realizzate. E poi, nel 2010, se non ricordo male, arriva il Golden Foot. Sì, a Monte Carlo, diciamo, l'impronta del piede è immortalata nella promenade lì di Monte Carlo. Quindi, quello è un bel riconoscimento, oltre chiaramente al mondiale vinto. Nella mia vita calcistica ho vinto poco, però devo dire il campionato del mondo, quello non si può dire che tu abbia rimane in assoluto la cosa più importante. Tu da calciatore sei favorevole all'utilizzo del VAR? Guarda, a volte ci è successo anche il fatto contrario a noi, però infatti, devo dire che alla fine credo che sia un marchingegno che va usato perché oggi il calcio è cambiato, è molto più veloce degli anni in cui giocavo io, non tantissimo, però è sicuramente più veloce, quindi anche l'arbitro a volte è in difficoltà a poter decidere in un secondo, due secondi quello che succede, quindi ha bisogno della tecnologia per poter essere indotto a degli errori che a volte sono comprensibili. Cari amici, il tempo a nostra disposizione è già terminato, purtroppo io vi aspetto lunedì prossimo con tante altre sorprese, mi raccomando non mancate, per quanto mi riguarda sono qua dal Museo del Calcio, noi ci vediamo su Teleetiche.